Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi sono qui con il super set della Playmobil, il numero 4013, per i bimbi dai 4 ai 10 anni, ma sapete che può variare questo limite, diciamo. In ogni caso si tratta di un piccolo zoo, proprio un piccolo zoo con tanti tanti pinguini. È un mini zoo in cui, vedete, ci sono anche visitatori, questo bimbo fuori dalla vasca, che osserva i pinguini, e ci sono sia pinguini adulti, quindi i genitori, sia i piccolini. Ma c'è di più, perché abbiamo anche, se vediamo bene, ovviamente l'operatrice che dà da mangiare ai pinguini con questi pesciolini. C'è la vasca proprio dei pinguini, dove metteremo anche l'acqua, quindi dove potranno tuffarsi attraverso uno scivolo di ghiaccio. Fantastico questo scivolo che passa sopra. In più abbiamo addirittura delle uova, perché evidentemente devono nascere dei piccolini. Quindi oggi sarà la demo più la costruzione. Quindi la facciamo insieme, apriamo il gioco, la scatola, tirando fuori tutti i pezzi che poi monteremo insieme. Allora, per prima cosa la vasca, vedete, ha già la base pronta. Questo è lo scivolo di ghiaccio che vi dicevo prima. Questa è un'altra parte ghiacciata sempre. E invece questa è la parte di terra dove sono anche nascoste le uova. Qui abbiamo un po' di tutto, abbiamo i nostri pinguini, la nostra operatrice, vedete, dello zoo con la maglia ufficiale, pronta per dare da mangiare ai nostri amici pinguini. Abbiamo il nostro piccolino, il piccolo osservatore. Poi abbiamo i pinguini, mamma e papà. Ovviamente anche i piccolini. E le uova, come vi dicevo, che poi andranno nascoste. Qua c'è un gabbiano, perché sapete che è sempre allerta quando ci sono uova, è sempre lì pronto, ma noi le nascondiamo, quindi non c'è problema. E direi di aver tirato fuori tutto. Ora tiriamo fuori le istruzioni dal sacchettino per cominciare la nostra demo. Allora, eccoli qua i pesciolini, sono, vedete, incartati separatamente, il cibo per i nostri pinguini. E qui ci sono i cucciolini, guardate che carini, dolcissimi, piccolini, grigi, perché sapete che il colore bianco e nero lo prendono successivamente. Ok, direi che ci siamo. Possiamo fare spazio e procedere alla costruzione. Allora, poi non vi preoccupate che metteremo l'acqua, però prima dobbiamo capire come si mettono. Allora, dunque, esatto, ok, segnetti, perfetto. Questa parte è fatta, vedete che ci sono anche i gradini. Questo è il coperchio che nasconde le uova, molto importante, così il nostro gabbiano non ce le mangia. Ora passiamo alla parte ghiacciata, vedete, anche qui abbiamo l'aiuto delle fessure. Ok, questo in teoria dovrebbe passare dentro, però per qualche motivo non ci passa. Questa cosa è molto strana. Allora, dovrebbe essere la parte giù, il completamento quindi della roccia, però non ci sta, almeno sembra non starci, quindi
Riguardiamo un attimo tutto. Magari possiamo togliere un'altra parte, possiamo togliere la parte che abbiamo già messo e mettiamo prima l'altra, così. Oh. Ok, facciamo in questo modo. Perfetto. Ok, aggiustiamo. Perfetto, in questo modo ci siamo. Ok, era un po' complicato, ragazzi, ma ci siamo saltati fuori. Perfetto. Ora montiamo lo scivolo di ghiaccio che passa sopra la struttura, quindi molto bello anche ad effetto, molto interessante. Pensate ai piccoli visitatori che passano sotto lo scivolo e si affacciano alla vasca, no? Mentre sopra gli passano i pinguini, molto carino. Come vedete ci sono queste due, non sono viti, comunque aiutano per fissare lo scivolo alla struttura. Ci aiutiamo. Ok, perfetto. Non è molto semplice, come vedete. Sembrava un gioco da ragazzi, invece non lo è. Uno inserito, ora inseriamo il secondo. Ok, perfetto. Ora dovremo riuscire a metterlo a posto. Ok, perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta, fantastico. Ora riempiamo l'acqua, ma prima fissiamo gli alberi per fare che crea un po' l'ambiente di oasi naturale. Qui abbiamo lo spazietto delle uova, come vi dicevo, al sicuro da occhi indiscreti. Ok. Poi posizioniamo i nostri amici pinguini. Mamma, papà, piccolini, il gabbiano non ci sta sopra l'albero, quindi niente, lo mettiamo giù. Poi posizioniamo l'operatrice con il secchiello e il cibo da dare ai nostri amici pinguini. Alcuni li possiamo lasciare anche lì nella tana, magari. Ok. Poi i nostri amici pinguini, uno lì, uno là. Magari un genitore. Ok. Il bimbo lo possiamo mettere qui, che guarda. Ok, riempiamo d'acqua il tutto e via che si va col divertimento! I nostri pinguini in acqua, magari non i più piccoli che annegano, no, non è vero che annegano, sanno nuotare benissimo, e via giù per lo scivolo! Fantastico! Beh, devo dire ragazzi che con tutti i set della Playmobil che vi mostriamo, creerete veramente un impero Playmobil con qualsiasi, ma veramente qualsiasi tipo di ambientazione. Ce ne sono davvero tantissime e pensate a mettere insieme tutte le ambientazioni che vi abbiamo fatto vedere finora. Verrebbe un qualcosa di stupendo, davvero bellissimo, non oso immaginare. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, io aspetto di leggervi nei commenti, come sempre vi saluto tutti, vi mando un bacione grandissimo. E noi ci vediamo la prossima volta con tante altre novità. Mi raccomando, rimanete con noi perché sapete che qui vi stupirete. Ciao a tutti, alla prossima!